Salve a tutti da Giusy, oggi preparo delle polpette di melanzane ripiene. Gli ingredienti che ci occorrono sono 600 g di melanzane tagliate più 500 g di acqua dove andremo a far cuocere le melanzane a vapore, uno spicchio di aglio, 100 g di mollica, pepe quanto basta, sale quanto basta, 60 g circa di formaggio filante tagliato a dadini e un uovo. Andiamo a preparare. Quindi nel boccale metto l'acqua, metto il coperchio senza misurino, nel recipiente del Varoma ho messo le melanzane, copro, lo sistemo sul coperchio, lascio cuocere 15 minuti, Varoma, velocità 1. Quindi adesso togliamo il coperchio. Il vassoio del Varoma lo mettiamo sul coperchio e lascio scolare qualche minuto le melanzane. Ho buttato l'acqua che c'era nel boccale, adesso metto le melanzane. E lo spicchio d'aglio. Metto il misurino, lascio tritare 15 secondi, velocità 7. Adesso riunisco sul fondo, aggiungo l'uovo, sale, un po' di pepe e la mollica. Li lascio mescolare 15 secondi, velocità 6. Il composto è pronto e lo metto in un contenitore e lo lascio raffreddare per bene. Adesso le melanzane sono fredde e vado a fare le mie polpette. Prendo un po' di composto, metto un pezzettino di formaggio filante, uno o due pezzettini, dopodiché prendo un altro po' di composto di melanzane e lo vado a chiudere. Possiamo farle anche più piccole. Dopodiché li passo nel pangrattato. Scusate che non l'avevo citato prima. Lo vado ad adagiare in un piatto. Quindi adesso prendo un altro po' di composto, metto un pezzettino di formaggio filante, uno o due pezzettini come vogliamo, prendo un altro po' di composto, lo metto sopra. Chiudo bene, altrimenti quando poi li friggiamo fuoriesce tutto il formaggio. Dopodiché lo passo nel pangrattato e lo adagio su un piatto. Quindi facciamo tutto questo fin quando finisce il nostro composto. A dopo. Ho finito di farcire e impanare le polpette di melanzane. E adesso andiamo a friggere, quindi mettiamo sul fornello una padella con dell'olio di semi di girasole. Come faccio sempre io per vedere se l'olio è ben caldo, metto lo stecchino e quando si formano le bollicine attorno, pronto. Vado a mettere le mie polpettine. Lasciamo cuocere qualche minuto. Dopodiché capovolgiamo piano piano aiutandoci perché le polpettine sono belle morbide, quindi attenzione che non si spacchino. Ho capovolto le mie polpette, li lascio cucinare per qualche altro minuto, dopodiché li metto in un contenitore. Ed ecco pronte le mie polpette di melanzane ripiene. Adesso ancora bruciano un po', vi faccio vedere all'interno come vengono. Ecco qua. Queste sono le mie polpette di melanzane ripiene. Alla prossima ricetta, ciao!